Vai, tocca a te adesso. Uffa! No! Eccolo! Benvenuti in Solita Story! Oggi dovremo scappare da un nuovo cattivo che si chiama Freddy. Lo potete vedere qua. Non so cosa sia, sembra una sorta di spaventapasseri pupazzo animatronics. Dovremo scappare dalla sua casa. Infatti questo gioco si chiama Escape Freddy's Mansion. Ci chiedete sempre i titoli, mi dimentico sempre di dirlo. Questa volta ve l'ho detta. Mettetevi comodi, prendete i popcorn. Una copertina. Lasciate un bel mi piace. Sì! Iniziamo subito. Vediamo cosa ci aspetta. Ovviamente questa è un'escape room paurosa. Penso che somigli un po' alla scorsa escape room che abbiamo fatto di Anitron. Se non l'avete visto, andate a vedere la fidanzata di Baldi che faceva super paura perché c'erano un sacco di jump scare. Ci spaventava, quindi se non l'avete visto andate a vederla. Dove siamo? A questa sembra forse è l'entrata della casa di Freddy. Andiamo. Avete preso la coperta che vi ho detto prima? Perché la coperta? È perché è Freddy, quindi fa, siccome fa freddo. Noi siamo finalmente a maniche lunghe perché anche al sud è arrivato il freddo. Il freddo. Allora dice stai attento e ci sono due frecce. Mi ha preso. Ma tu dove sei? Mi sono stato preso da Freddy. Peggio per te che vai avanti senza aspettarmi. C'è scritto corri. Da che lato dobbiamo andare? Qua o qua? Eccolo! Mi sa che dobbiamo leggere le indicazioni correre veramente. Allora andiamo a sinistra. Proviamo da questa scala. Corri, sbrigati. Io non ho corso ancora. Senti i suoi passi. Sì, è proprio come Anitron. Sì, che bisogna oppure scappare. Oppure anche come quell'altra escape room. Dove sei? Ah, ecco. L'altra escape room, vi ricordate quella della prigione? Cos'è successo? Il figlio di Granny o Siren Head mi avete scritto. Quella sorta di poliziotto inquietante. Sembra anche un po' quello. Comunque dobbiamo scappare. Attenta, 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 attenta. Perché dici a me attenta? Se sei tu che ti stai sfracellando. C'erano quegli spuntoni. Scrivete nei commenti quante volte si sfracellerà Vitale in questo escape room. Ogni tanto si sente la risata di Freddy. Quindi vuol dire che ci sta guardando. No, sono caduto. Sta guardando solo gli sfracellamenti di Vitale, per quello ride. È vero. Beh, dove sei finito? Ho ricominciato adesso. Prima che arrivi. No! Vabbè, io vado avanti. Vai avanti. Ho paura che arrivi, Freddy. Allora, frecce, seguiamole. Ti sei sfracellato? No, perché ancora sei no. A ridere. No, no, no. Mi sono sfracellato adesso. Devo essere concentrato. Attento, qua il pavimento è lava. Eh sì, magari essere lì. Sono ancora qui a saltare. Mazzabba! Quindi siamo tipo nei sotterranei. Pensavo fossi tu, invece no. Era una ragazza senza faccia. Come senza faccia? Inquietante, sì. Attento a non cadere nella lava. No, no, come cadere? Sono bravissimo io a non cadere. Guarda, c'è una caramella lì. Dove? Dove? Ci sono un sacco di caramelle nascoste. La caramella, non voglio la caramella. Dobbiamo prenderne 10. 10? Io ne ho preso 2 finora. Pure io. Ho sempre paura che spunti fuori all'improvviso. Provi, ci sei andata avanti. Ci sono degli scherzaggi. Dice a me attenta. Piano, qua vai piano. No, siamo ancora nei sotterranei. Chissà se andremo anche ai piani di sopra della casa. Trovo il modo di aprire il cancello. Dobbiamo trovare. Forse c'è qualcosa qua. Una caramella. Ah, è una caramella. Forse qua sopra. Dobbiamo trovare una chiave allora. Vediamo. Ma che cos'è questo rumore strano? Ok, qui c'è una leva. Una leva. Oh, si è aperto. La leva giusta. Forse ora troveremo Freddy là dentro. Dici no. Mamma mia. Vediamo. Cos'è? Un fantasma. Non l'ho visto. Stai seguendo. Mi stai seguendo. A me no. Continua a ridere. Aiuta. Dove devo andare? Boh, io sono passato. Ciao. Ho trovato non la l'hai vista? No, non l'ho vista. Vitale non si accorge di niente. Può essere. Sì, un'altra caramella. Ehi, perché stai correndo? Stai andando velocissimo. Perché io devo arrivare prima di te. Tanto ti sfrocerei. Questo è vero. E ora dove siamo? Siamo saliti al piano di sopra. Qua ci sono dei tubi. Vediamo quante volte cadrà Vitale. Una caramella. Lasciate. Non lo devi dire, se lo dici poi cado per davvero. Lasciate un mi piace.
piace per portare fortuna a Vitale. Lasciate un mi piace. Anzi, non lasciate un mi piace per vedere ancora più sfracellamenti di Vitale. Cliccate mi piace, cliccate mi piace. Ma dove sei? Io vado a prendere la caramella. Ciao. Ma adesso che ho preso la caramella, come devo fare a saltare lì? Qua ci sono dei laser. Dai, sbrigati, non farti distrarre dalle caramelle, come sempre. Te l'hai fatta? Mi sembrava strano che non fosse ancora morta. Sei qui sfracellata. Io vado avanti. Sono in vantaggio. Ah, adesso c'è un buco però qua. Vediamo chi arriva prima alla fine di questo escape. Ciao. Vitale si è sfracellato così. Okay. C'è scritto: alcuni dei vetri sono deboli. Allora, non era quello. Ops. Quindi, okay. Che cosa? Dobbiamo trovare la strada giusta. La caramella? Era una trappola! Allora riproviamo. Allora, quindi la caramella è una trappola. Dobbiamo capire qual è il vetro giusto. Non era quello della caramella. Ok. Ah, ora è questo. Io seguo Vitale. Ma sei morto? Sì. Quale sarà di questi due? Vediamo questo. No, non è quello. Okay. Ma poi io me li dimentico. E già infatti... non mi ricordo più qual era. Quindi adesso devo andare di qua. Era poi questo, devo andare di qua. Poi questo. Poi devo andare di qua. Allora ricordiamoci: destra, sinistra. Bravo. Ok, quindi dritto. Fare mancare tantissimi. Aspetta, che sennò non mi ricordo qual era la strada. Come farò a ricordarmeli tutti poi? Vai, tocca a te adesso. Uffa. No. Ok, grazie. Era di qua. Poi di qua. No. Oh no, è super complicato. Allora, dobbiamo ricordarceli i vetri, altrimenti moriremo 100.000 volte. Ok, allora. E poi erano due avanti, mi sembra. Sì. No, no, aspetta, io ho saltato avanti prima. No, era qua. Poi no, era l'altro. Ok. Quanti ne mancano? Ne mancano pochissimi. Davvero? Dai, ci sarà un trucco. Forse c'è il trucco per scoprire. Ah, è per vero, brava, non ci avevo pensato. Allora, questo trucco ce l'avete tra l'altro detto voi. E cioè di passare attraverso. E se passa attraverso è quello sbagliato. Se non passa attraverso è quello giusto. Ma guarda, sono due uguali. Dobbiamo trovare un qualcosa che ci faccia capire se è quello giusto o no. Freddy, che ha fatto questo escape room, ha pensato a tutto. No! Allora era da questa parte. Io non me li ricordo. Quanti ne mancano ancora? Ne mancano giusto un paio. Allora io provo ad andare avanti. Non è quello davanti. Beh, almeno ora te lo ricordi. Speriamo. No! Aspetta un momento, ma se alcuni li abbiamo già rotti, non dovremmo vederli già rotti. Infatti. Questa è una delle escape room più difficili. Guarda, se guardi dall'alto vedi quelli che abbiamo già rotto. No, mi sembra. Ma come è possibile? Aspetta, adesso mi hai distratto, non so cosa, quale devo saltare. Allora, ne ho fatti due, avanti o uno, non mi ricordo. Qual è adesso? E vedi, qua non c'è il vetro. No, infatti sì, qua. Adesso non c'è. Forse che perché strano. Questi li abbiamo indovinati senza romperli. Ah. Qual era adesso? Ah, ecco, è questo. Infatti... E ora? No! Dimmi qual era quello dopo. E chi si ricorda? No, possiamo andare sul filo? No. È una delle parti di escape room più difficili che abbiamo mai fatto. Tu segui, segui me. Ok, potrò fidarmi di Vitale. Ecco, quello l'abbiamo rotto, quindi è per forza questo. E adesso, qual è? Questo. Bravo, e ora? Aspetta che non mi ricordo. Ah, penso... ecco, ce n'è solo uno, c'è solo quello a destra, perché l'altro l'avevi già rotto. Ah, a me non lo fa, li fa vedere entrambi. Oh, ne mancherà solo... questo. Bravo, ne manca solo uno! Quale sarà? Oh no, dai, ne manca solo uno, quale sarà? Quell'altro. Ah, grazie per esserti sacrificato per me. No! Sì, mi è arrivato anche Vitale. È stata super difficile questa parte. Come se la ride? C'è Freddy da qualche parte che ci sta guardando. Ero io? Quindi questi sono dei laser. Ah, qualcuno si è frizzato? Io no. Ce l'ho fatta. Ah no, non ero neanche io. Ecco. E adesso? Che questo rumore. Ci sono dei libri malefici. Sembrano quelli di Harry Potter. Bisogna stare attenti, secondo me ci mangiano questi. Titi. Ah, per fortuna non si muovono. Perfetto. Chiaro. Dai, questa era sì. Facile. Adesso però dobbiamo saltare qui. Sui libri. Che bella questa libreria. Ah! Caduto. Chi
chi è che sta facendo questi suoni strani? Questo è un suono tipo di elettricità, quindi ho paura che ci sia dell'elettricità vicino. Sì, dei laser. E poi c'è un suono di un fantasma, tipo. Dai! Eccomi! Yeah! Qua c'è del sangue, immagino. O dei laser. Non saprei. Dove dobbiamo andare adesso? Sopra? Vediamo. No! Che strano. Forse qua. Ok, sul tubo. Sono caduto. Aspetta. Torniamo indietro, non capisco. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. Oh no. Forse ho capito, dobbiamo salire qua sulle lampade. Ah, sì! Buona idea. Dove sei? Qui, sulla attenta prima lampada. Non cadere. Vediamo. Wow. E ora dove siamo? Che cos'è questo? Quindi questa era la libreria e questo cos'è? Il salotto? C'è un fantasma sopra, l'hai visto? Che figo! C'è scritto spegni il fuoco. E come lo spegniamo? Cos'era? Dobbiamo trovare qualcosa per spegnerlo. Perché fa questo suono strano? Si è bruciata. No, decisamente non bisogna buttarsi sul fuoco. Allora, dobbiamo trovare il modo saliamo per spegnere questa scala. Questa qui, sì. Sono più di uno i fantasmi. Ok, sono qui sul... Attento, non farti prendere dai fantasmi. Ah, perché ti prendono? Attenta! Cos'era quella? Ho premuto una leva. Si è spento il fuoco? Sì, ha spento il fuoco! Oh yeah! Possiamo saltare da qui? Penso di sì. Meglio di no. Dai, vieni qua alla porta. Ma si è acceso il fuoco? No. Ma hai premuto la leva? No, la dovevo premere. Pensavo l'avessi premuto. Vitale, come sempre, capisci? Anche se siamo in due nel gioco, anche lui deve premere i pulsanti e le leve. Ok, allora vado a premere la leva. Ok, Vitale sta arrivando. Eccomi. C'è scritto Freddy sta arrivando. E dove sta arrivando? Non lo so, dobbiamo buttarci qua, penso. E preparati a scappare velocissimo. Sento i passi. Non lo vedo, dov'è? Dobbiamo trovare la via d'uscita velocissimo. È dietro di te. C'è una freccia, ho trovato la freccia. Non ci credo, wow. Che ci sono riuscita senza essere presa, incredibile. Aspetta, qui adesso sono sicuro che c'è una trappola. Sì. Ah, che bello, gli spuntoni. Sì, ti vuole spiaccicare. Ok, passato. Aspetta. No, tu non sei passato. Non ci credo. Sono passata sotto, ma come? Non ci credo. Via. Ok, no, aspetta. Dai. Via. Gli ultimi due li puoi passare tranquillamente. Vai, puoi andare. Posso farcela. Via. Cos'era? Non lo so. Ok, ce l'ho fatta. Okay. C'è scritto che dobbiamo nuotare. Ok. E come si fa? Wow, che bello. Non so perché, ma nelle scritture adoro quando si deve nuotare. La caramella. Sì. Ma. Anche se è un po' difficile. Ah, adesso dobbiamo andare su. Non riesco a prendere la caramella. È un po' difficile muoversi quando si nuota. Però è super divertente. Ok. Dove sei andato? Sono uscito fuori. Ah. Mi manca solo una caramella, il mio 19. Dove siamo? Eccoti. Ho paura che qua stiamo per scivolare. Siamo scappati. Siamo riusciti a uscire, non ci credo. Wow. Senza dover affrontare Freddy di nuovo. Siamo sulla barca. Ma dove ci ha portato? Siamo su un'altra isola. Il badge! Veramente! Wow! L'abbiamo fatta, non ci credo! Yeah! Pensavo che avremmo dovuto riaffrontare Freddy un sacco di volte, adesso ce l'abbiamo fatta! Però mi manca una caramella! Allora, dammi una caramella! È vero, non abbiamo trovato l'ultima caramella purtroppo, però è stato super divertente, lasciate un bel! Mi piace! E ora vi lasciamo qua 4 caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite! Buona visione! Ciao!